gli dèi tirarono a sorte, si divisero il mondo. Zeus la terra ha degli inferi. Poseidon. Buonasera telespettatori del TG1. Definita con scarsa fantasia ma con estrema efficacia sole nero, l'eclisse di sole ha tenuto oggi occupati milioni di persone, milioni e milioni, per un paio d'ore, man mano che si spostava da ovest verso est, attraversando l'Europa, il mondo islamico, l'Asia. Tutte le TV per la prima volta l'hanno seguita in diretta, con ogni collegamento possibile. C'è chi l'ha potuta ammirare in tutta la sua misteriosa e inquietante pienezza e chi ne ha vissuto soltanto qualche flebile effetto. Sì, l'evento, l'eclissi. Da qualche minuto tutti non fanno altro che guardare in alto. La gente si incontra per strada per vedere l'evento. Qui sulla spiaggia di Marasaion vedete le decine di migliaia di persone arrivate da tutta l'Inghilterra per godersi nella sua interezza l'eclisse di sole. I giornali poi non fanno altro che parlare e trasmettere di reportage su come tutelare la retina. Io non sto più nella pelle. Dovevo uscire di casa, dovevo muovermi, dovevo condividere con qualcuno la gioia, l'emozione di questo grande sole nero. Ma non ho amici. A dire il vero, non ho neanche le lenti adatte. Che vede? In tre quarti di sole. Strimbiati, nessuna parte d'Italia ha vissuto l'oscuramento totale. L'eclisse si è vista meglio al nord, molto meno al centro-sud, ma in un modo o nell'altro ha riguardato un po' tutti. Tu davvero con quell'oggetto riesci a vedere l'evento? Come non danneggia l'occhio? Allora tutte quelle, lo slogan che hanno fatto sulle pellicole particolari non servono. Non servono a nulla. Ecco, la gente è affascinata dall'evento. Bello! È entusiasmante. Cambierà la vita in modo positivo questa eclisse. Sì, io critico, ma sto bene. Di conti la gente guarda in alto, io pure voglio guardare in alto, io me lo merito, oltre, anche io ho un cuore, anche io ho delle curiosità nella mia vita. E poi le lenti, sì, non ce l'avrò le lenti, d'accordo, non c'è la protezione adatta, però posso guardarla, voglio guardarla, più forte di me, non la guardo, la guardo. Beh sì, l'eclissi è stato un grande fenomeno, molto interessante, molto, molto bello, emozionante, avvincente, ricco di emozioni. Peccato che sono rimasto cieco, sì, questo sì. Andiamo.